A tutti voi il mio cordiale e fraterno, il mio saluto affettuoso in questa 18ª domenica durante l'anno per il nostro santuario. C'è la preparazione, la coincidenza con ormai la festa del Santissimo Salvatore che è il 6 agosto e abbiamo la grazia di avere nel santuario già dal venerdì, sabato e la domenica la preziosissima reliquia della Sacra Spina vera, reale, una delle spine che hanno fatto soffrire il capo di Gesù, la Sacra Spina appunto della coronazione di spine della sua passione. Quindi una domenica carica di tanto significato per il nostro santuario, ma anche carica di significato per la Chiesa mondiale. Coincide, è 18ª domenica durante l'anno, ma è il 2 agosto e credo che tutti ormai conoscono che il 2 agosto ricorre il perdono di Assisi. Questa indulgenza plenaria del perdono di Assisi, la festa del Santissimo Salvatore, la domenica, ci dicono una cosa soltanto: si ha una vita nuova sulla terra e nel cielo attraverso Gesù Eucaristia. Il messaggio che già abbiamo in parte presentato domenica scorsa, che si ripresenta oggi e che ci troveremo ancora per alcune domeniche, ma ho già fatto una lunga presentazione. Ascoltiamo insieme il Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Abbiamo ascoltato questo Vangelo che inizia il grande discorso di Gesù sull'Eucaristia nella sinagoga di Cafarnao, un discorso che segue al miracolo della moltiplicazione dei pani che abbiamo letto la domenica scorsa e al miracolo della traversata miracolosa del lago in tempesta che la Chiesa non ci ha fatto leggere. Ma Gesù ci fa una domanda: voi che cosa chiedete a Dio? Che cosa chiedete a me? Perché mi cercate? Mi cercate per risolvere i problemi umani o perché cercate un'altra vita, una vita superiore, la stessa vita di Dio? E dirà con una parola molto chiara, molto forte: non cercate il cibo che perisce, serve anche quello. Ogni pane viene da Dio, ogni nutrimento viene da Dio, ma cercate soprattutto, prima di tutto, il pane che dura per la vita eterna. Allora Gesù Salvatore ci dà la vita eterna, la
L'indulgenza del perdono di Assisi ci dà la vita eterna. I miracoli della moltiplicazione del pane e della traversata miracolosa della vita in tempesta ci dà la vita eterna. E allora fermiamoci un attimo. Ogni pane, prima grande affermazione che dobbiamo sempre ricordare, ogni pane, tutto il pane viene da Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io ho una bella età e ho sempre mangiato. Abbiamo avuto fatica quando eravamo ragazzi, eravamo dopo la guerra, venivano gli aiuti dall'America, non sempre c'erano i soldi, a volte dovevamo arrangiarci, ma Dio non mi ha mai fatto mancare il pane, la casa, l'affetto, tutto ciò che umanamente rende vivibile una vita. Ogni pane viene da Dio. Quante volte ho pregato, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e tutti i giorni Dio mi ha riempito di questo pane. Il popolo, come avete sentito o sentirete nella prima lettura, attraverso un deserto e borbotta, mormora, imprega, perché da dove troveremo tutto il pane? E dal cielo ogni giorno scende il pane, e questo popolo trova il pane, l'acqua e tutto ciò che serve per raggiungere la terra promessa. I discepoli, i seguaci, quelli che seguono Gesù trovano il pane e attraversano il mare in tempesta. Quindi, prima grande verità, chi può dire il Signore non mi dà il pane? È vero che qualcuno non mangia, ma perché qualcuno ruba il pane che spetta agli altri, ma di pane ce n'è per tutti in abbondanza. Basterebbe che chi ne ha di più lo dia a chi ne ha di meno. Non so se sapete una statistica curiosa: le malattie che si producono per il mangiare male o il mangiare troppo richiedono un tot di soldi per le cure. Se la gente mangiasse quello che è giusto, tutti quei soldi che si sprecano per curare le malattie per il troppo mangiare basterebbero per dare il pane a chi muore perché non c'ha da mangiare. Ogni pane viene da Dio, ma va condiviso. Però al di là di questo pane, ecco il Vangelo di oggi, cercate il pane che non perisce, e il pane che non perisce è Gesù. Pane di vita eterna, pane vero, disceso dal cielo, non è un qualcosa, è un qualcuno, non è un uomo, è Dio, è un pane divino che sfama la fame umana, ma che sfama soprattutto la fame di eternità. E chi mangia questo pane non avrà più fame, chi mangia questo pane vivrà di Dio, vivrà in eterno, vivrà per sempre. Allora è importante avere la fede per capire che dietro quel pezzo di pane, quelle gocce d'acqua, non c'è un po' di farina e di acqua, non c'è un qualcosa da bere, ma c'è Dio stesso che si nasconde misteriosamente, ma realmente, concretamente, in quel pane. E quando tu lo mangi, la tua vita diventa trasfigurata, diventa trasformata. Abbiamo la storia di tanti, guardate, andatela a leggere, sono queste le cose che fanno bene al cuore, la storia di tanti santi. Io ricordo Alessandrina da Costa, ricordo la Emmerich, ricordo Marta Robin, forse il caso più eclatante del secolo scorso, che quasi 50 anni è vissuta di sola Eucaristia, che è vissuta addirittura per 40 anni senza mangiare, senza bere e senza dormire, totalmente handicappata, ma il bene che ha fatto a migliaia, a centomila persone, e ha fondato un istituto e una istituzione, i focolari della carità, ha benedetto, pregato e sostenuto il Papa, i capi di Stato, tante persone. Questa donna era ripiena di niente di umano, né di salute, né di beni umani, e neanche mangiava o beveva mai, ma aveva dentro di sé il corpo di Cristo che la rendeva
lei debole, inerme, malata, paralizzata, una potenza grande. E allora sì, il pane umano ci serve, ma è il pane di Dio che soprattutto ci serve. E quando mangi quel pane dimentichi anche le necessità di questo mondo. È un pane che ti sazia per sempre. Ma allora è importante chiedersi, e l'hanno chiesto anche gli ebrei a Gesù, per avere questo pane, e hanno fatto una preghiera bella, bella, ogni tanto vedete che anche loro facevano qualcosa di bello, Signore dacci sempre questo pane, poi aggiungono, ma quali opere dobbiamo compiere? La risposta di Gesù è un miracolo, un incanto. Loro chiedono quali opere dobbiamo compiere e Gesù risponde, non le opere, questa è l'opera che dovete compiere. Quale? Credere a colui che Dio mi ha mandato. È un mistero della fede. Dio mi dice che è presente, Dio mi dice che è un pane che mi sfama, non capisco, non vedo, non tocco, non sperimento, ma io credo, mi inginocchio, e quando mi inginocchio, stendo la mano e ricevo quel pane, io sento dentro di me una vita potente che esplode, una forza potente che mi sostiene, una gioia che non è di questo mondo. E allora ecco, il pane umano ci serve, ma il pane di Dio è quello che ti toglie ogni fame e ti apre le porte del paradiso. Ti si chiede soltanto la fede. Voi partecipate alla messa, dopo la consacrazione c'è un'unica grande acclamazione, mistero della fede. Vi inginocchiate voi, ci inginocchiamo noi sacerdoti, mistero della fede. Ecco, i miei occhi dietro quel pane vedono Gesù, dietro quel sacerdote vedono Gesù, mistero della fede. E per concludere voglio riprendere gli inviti, due inviti molto semplici e brevi che fa Paolo a chi riceve l'Eucaristia. Se voi ricevete Gesù, dice Paolo, dovete vivere di Gesù, dovete vivere come Gesù, e fa appunto due applicazioni. Primo, via, via l'uomo vecchio, via il peccato, via soltanto una vita umana, via una vita egoistica, via una vita che non assomiglia, non assapora, non ha il senso, il profumo di Gesù Cristo, via una vita vecchia. Voi avete crocifisso l'uomo vecchio e dovete vivere un uomo nuovo, cioè l'uomo nuovo è Gesù, siete altri Gesù, siete come Gesù, e Gesù passa nel mondo attraverso di voi, parla attraverso di voi, ecco, si fa conoscere attraverso di voi. Quindi prima grande affermazione, grande invito, via l'uomo vecchio per essere altri Gesù che camminano per le strade del mondo. Secondo invito, possiate conoscere pienamente il mistero di Gesù, che in greco e in latino significa possiate toccare con le mani, vedere con gli occhi, sentire nel sapore, essere proprio afferrati in tutto il vostro corpo da questa presenza potente di Dio. E anch'io concludo come Francesco, fratelli miei, vi voglio tutti, tutti in paradiso. Buona settimana, buona festa del Santissimo Salvatore, pregate anche per questa nostra festa che tocchi il cuore di tanti pellegrini che verranno a inginocchiarsi davanti al Santissimo Salvatore.